Buonasera amici in ascolto a questa puntata dell'Agorà, una puntata molto casual. Questa sera parleremo di un argomento poi anche molto particolare, se volete anche locale, ma vi accorgerete che è un argomento assolutamente interessante e soprattutto vorremmo che fosse un tema emblematico di altre situazioni, per far pensare, per far riflettere di fronte a realtà analoghe a quella di cui andiamo a parlare questa sera. Siamo tutti un po' casual questa sera, noi siamo qua che boccheggiamo nel caldo, ma parleremo di monti, i monti che fanno da corona a nord della provincia di Verona e che vanno sotto il nome di Lessini. Ed è una terra, la Lessinia, una terra ricchissima da un punto di vista geologico, da un punto di vista antropologico, come è stata abitata, le sue ricchezze ambientali, le sue ricchezze territoriali. Insomma, potremmo dire che queste terre costituiscono nel panorama mondiale una sorta di biodiversità, per cui non sono soltanto una ricchezza, per il territorio veronese, sono una ricchezza dell'umanità. Come noi consideriamo una ricchezza quando andiamo alle Maldive, andiamo a vedere i fondi con i coralli, come noi ci stupiamo di fronte alle cascate del Niagara, di fronte a cose meravigliose. Certo, tante volte c'è un clamore che è il clamore della natura che ci parla, ma più spesso è davvero una ricchezza dentro un territorio con tutte le sue peculiarità. Questa sera a parlare di Lessinia, di questo territorio a nord di Verona, che invitiamo i nostri spettatori a venire a visitare, quelli veronesi già lo fanno, ma noi vorremmo che tanti, da tante parti, dopo aver visto questo programma, dicessero: io voglio andare in Lessinia. Fra l'altro, lo diciamo per gli spettatori di Telepace, la casa madre di Telepace è proprio là, incastonata in Lessinia, bella, là che ci aspetta e che ci fa un grande servizio in continuazione. Dicevo, a parlare questa sera di Lessinia, un gruppo di persone che lavora silenziosamente, generosamente e con grande competenza. Ve li vado a presentare. Qui alla mia destra il professor Angelo Andreis, studioso di storia in generale e poi dell'ambiente della Lessina in particolare. Grazie, professor Andreis. Professor Bonomi, pure studioso. Poi, professor Bonomi è anche uno che si è interessato molto del folklore, di ciò che è accaduto di colorito all'interno di questo territorio, ma poi ne parleremo con lui e sarà un piacere ascoltare quello che ci dirà. La dottoressa Margherita Frigo Sorbini, paleontologa, segretaria, vi dirò tra poco di che cosa, insomma con tanti tanti incarichi che dicono di una sua grande professionalità e conoscenza. Poi, come dire, un padre carismatico, il professor Ugo Sauro, che credo che abbia un amore per l'uomo, per le cose belle, per la verità, pari all'amore che ha per questo territorio al quale si è dedicato ed è oggi il direttore di una rivista che tra poco andrò a presentarvi. Alla mia sinistra il professor Bruno Avesani, studioso di storia, uno studioso a 360 gradi che con discrezione, con semplicità è diventato un divulgatore straordinario. Una giovanissima presenza, quella di Giuliano Menegazzi, che abita proprio nel comune più alto della Lessinia, 1118 metri, credo, oggi alle prese con un fenomeno particolare, il fenomeno dei lupi, che non sappiamo, sono arrivati in Lessinia, li hanno portati, poi ce lo dirà lui il suo punto di vista, poi ne parleremo perché è un problema davvero serio. E infine, professor Roberto Zorzin, geologo, che ringrazio di essere presente. Allora, come dicevo in questa lunga introduzione, questa sera non abbiamo il coro consueto perché sono tutti in vacanza. Faremo una cosa più soft, più casual, anche dai nostri vestiti. Però il motivo di questa celebrazione della Lessinia è dato dai 40 anni di questo quaderno chiamato così. È un volume che esce tutti gli anni. È un volume che esce tutti gli anni, lo mostriamo a favore di questa telecamera che lo vedrete così meglio, e che ha come titolo La Lessinia, ieri, oggi e domani. Andiamo questa sera a parlare di questo quaderno che da 40 anni fa un servizio preziosissimo per recuperare l'identità di questo territorio. E io partirei,
immediatamente dal direttore di questa rivista, che è il professor Ugo Sani. Professore, la vedo infervorarsi subito, basta toccarle la sua creatura e lei subito, proprio come un papà, si infervora. Perché questo quaderno, professore? Questo quaderno è nato appunto 40 anni fa, quando c'era un certo fermento culturale, sia in Lessinia che in città, ma con riguardi alla Lessinia. Perché c'era questo fermento culturale? Perché c'era un'urbanizzazione? Perché la montagna si stava svuotando? Perché avete avuto la percezione... C'erano vari personaggi presenti in Lessinia, i quali erano attivi in campi diversi. Beh, uno di questi appunto è l'Attilio Benetti. Ne parliamo tra poco. Sì, di cui parliamo tra poco, un tondo poi di loro. Altri. Comunque, poi stavano nascendo i musei, a Bosco stava nascendo il museo etnografico, quindi c'era un gruppo, io ero nel gruppo che curava questo gruppo culturale, l'avevamo chiamato Lessinia Centrale, e ci siamo detti che era fondamentale creare uno strumento attraverso il quale si potesse pubblicare contributi riguardanti la Lessinia che riguardasse un po' tutti gli aspetti possibili e immaginabili della Lessinia. Professor Sauro, di solito queste iniziative poi col tempo si logorano, invece in questo caso, a differenza di tante altre iniziative, è un quaderno che ha preso piede in maniera corposa, è diventato davvero proprio un documento scientifico importante. Sì, perché direi, prima di tutto è tutto basato sul volontariato, sulla passione, sia della redazione del quaderno, ma anche tutti i collaboratori hanno sempre collaborato. Questi sono tutti i collaboratori? Sì, ce ne sono molti di più, purtroppo al momento non li ha richiamati tutti. Giustifichiamo le vacanze, lasciamoli al mare, sì, che si tuffino nelle, sì, acque. Però ecco, direi che c'è stata questa passione, questo disinteresse. L'importante fin dall'inizio è stato che il quaderno non diventasse uno strumento di potere, nel senso di gestione di un patrimonio culturale a scopi di potere o di un gruppo. Invece è stato... Sta dicendo, non volevate che la politica ci mettesse le grinfie. No. Lei, professor Andrei, è stato anche sindaco in Lessinia. Il suo ruolo all'interno di questo quaderno? Beh, il mio ruolo è di semplice studioso di storia, perché il quaderno praticamente valorizza un po' tutti gli elementi storici della Lessinia e dell'ambiente della Lessinia, con qualche riflessione sullo stato attuale, e senza però scordare un po' anche così la proiezione futura. E anche se questo aspetto non sempre viene appunto valutato nel quaderno, perché è un tema spesso attuale che può anche a volte passare come polemica, oppure come proposte così che possono così suscitare, ecco, polemiche varie. Quindi si vuole che il quaderno non sia politicizzato, per cui dunque, ecco, sì, la parte attuale e la parte prospettica vengono spesso appunto così, ecco, valutate, però non molto in modo approfondito. Giuliano Menegazzi, che vi ho detto prima è perito agrario, si interessa di tante cose, insomma è una figura poliedrica, un appassionato, un cantore appassionato. Io lo seguo su Facebook perché poi lui dice salviamo la Lessinia dai lupi, salviamo la Lessinia dai cinghiali, e fa un lavoro intelligente, non è il cacciatore di Frodo che dice distruggiamo queste cose, fa dei ragionamenti molto acuti. Poi lo posso dire pubblicamente, perché lo sa il mondo, lui è un bravissimo alpino attivo, insomma, e quando c'è un bravo alpino lì abbiamo anche davvero un galantuomo. Giuliano, ti faccio da alpino una domanda. Secondo te gli abitanti della Lessinia hanno una qualche caratteristica che li distingue, che secondo te hanno un'identità che li distingue? La domanda non è facile, verrebbe da dire sono dei mezzi montanari, quindi con tutti i difetti dei montanari. Secondo te c'è in loro un qualche cosa che tu così ti dici? Io sono orgoglioso di essere un abitante della Lessinia. No. Tutti noi abitanti della Lessinia sono sicuro che siamo orgogliosi di essere abitanti della Lessinia. Sono tante, secondo me, le caratteristiche che ci differenziano, ma che ci fanno somigliare anche a tanti altri montanari. Siamo duri,
siamo tosti, siamo buoni. E purtroppo questo non sempre è solo un pregio, a volte è compensato un po' dalla testardaggine, questa bontà è compensata un po'. Non dipende dalle situazioni, dipende dalle situazioni, e a volte bisogna anche essere testardi per compensare. Professor Avesani, c'è un'identità della Lessinia, un'identità culturale, un'identità umana, un quid, lei che è un frequentatore abituale della Lessinia? Beh, sicuramente, perché la montagna veronese per molti secoli ha avuto rapporti con la città, ma è stata un mondo a parte, un mondo anche isolato, che parlava una lingua diversa, parlava il cimbro, quindi un dialetto tedesco, e quindi parlando una lingua diversa si sentiva minoranza rispetto alla città, che era più forte. La città è sempre più forte rispetto alla periferia, e quindi loro erano in periferia, erano in montagna e parlavano una lingua diversa, quindi sicuramente sono riusciti a formarsi una loro cultura e a crearsi un motivo di essere diversi. Signora Frigo Sorbini, lei come collabora in questo quaderno? Con quale ruolo? Io sono segretaria di redazione di questo quaderno e sono stata coinvolta fin dall'inizio da mio marito, Lorenzo Sorbini, che ricordiamo è stato direttore del quaderno dall'81 alla morte nel 97. E inoltre, essendo anche il direttore del Museo di Storia Naturale di Verona, ha suscitato, ha collaborato, contribuito al sorgere in Lessinia dei piccoli musei della famosa catena museale della Lessinia. Questa catena di musei che, partendo da Sant'Anna del Faedo, arriva a Bolca. Noi diamo per scontato che si conoscano i musei. La grande massa dei telespettatori questa sera, che non conosce il territorio veronese, dice: ma che musei avete? Dove li avete? Ce ne vuole ricordare qualcuno, magari? I musei della Lessinia sono essenzialmente paleontologici, perché la Lessinia è un territorio ricchissimo da un punto di vista paleontologico. Non dimentichiamo che c'è il giacimento di Bolca, il giacimento Lo riprenderemo questo tema. Quindi noi abbiamo un museo a Bolca che riguarda i fossili di Bolca, ed è il museo che rappresenta il fiore all'occhiello. Abbiamo un museo a Giazza, che è il museo dei cimbri, quindi si discosta un po' dall'aspetto naturalistico e diventa un museo antropologico. Certo. Abbiamo il museo di Camposilvano, fondato da Attilio Benetti. Prima era un piccolo baito, adesso è un meraviglioso, direi, museo un di po' tipo per i fossili paleontologici, ammoniti, fossili che rispetto ai fossili di Bolca sono più antichi, sono fossili del secondario, diciamo, dell'era. Abbiamo il museo a cui aveva già accennato il professor Sauro, a Bosco Chiesa Nuova, che è un museo etnologico. Abbiamo un museo a Molina, che è un museo botanico, ed un museo molto bello a Sant'Anna del Faedo, che è un museo paleontologico e preistorico, perché il museo di Sant'Anna del Faedo, al primo piano, è paleontologico, con i grandi fossili, le tartarughe, gli squali. Io ho contribuito alla formazione di questo museo per la sua parte paleontologica, che è stata fatta su progetto di mio marito. Mentre al primo piano c'è una importante museo preistorico, in quanto i reperti preistorici della Lessinia, più la bassa Lessinia, ma insomma chi volesse venire nella Lessinia, il famoso sciamano si trova lassù, certo. Cioè questa rappresentazione. Lo spieghiamo per chi non avesse mai sentito cos'è lo sciamano, di che cosa si tratta. Lo sciamano è un piccolo disegno che io non sono una preistorica, quindi non mi chieda. Siamo dei divulgatori, quindi ecco, l'imperfezione è un piccolo è disegno che viene che rappresenta una delle più antiche rappresentazioni umane, perché è un omino in pratica allo sciamano, benché estremamente stilizzato, è assolutamente stilizzato, è un risalente a quale epoca? Uomo, non sono una, ripeto, circa non sono una preistorica, però lo sa circa 40.000 anni fa. Adesso 40.000 anni sono importanti, ma ricordiamoci che i fossili di Bolca sono 52 milioni
di anni, e i fossili di Sant'Anna d'Alfaedo, 80-90 milioni di anni, quindi... Mamma mia. Gli lessini andiamo abbiamo sulle rotto gli grandi, orologi. Sulle professor, professor Bonomi, lei come collabora col quaderno? Ma io sono nato come folclorista, da quando ho cominciato negli anni 70-80 a raccogliere testimonianze del vissuto della gente della Lessinia. E mi sono divertito a dar voce ai valori culturali popolari della Lessinia, quindi alle credenze, agli esseri fantastici, ai personaggi anche comici come Bertoldo, come gli abitanti di Arzago considerati matti. Quindi do il mio apporto come raccoglitore di testimonianza popolare. Ed è un mondo variegato. È un mondo piacevolissimo, è un mondo interessante, è un mondo variegato. Che va dalle... C'era secondo lei qualche realtà, qualche figura che accomunava tutta la Lessinia in questo aspetto folcloristico, o si trattava piuttosto di credenze, di racconti localizzati su territori particolari? Ma un personaggio che rappresenti tutti gli altri non l'ho mai trovato. Però un popolo cerca di trovare la propria entità anche nelle proprie credenze religiose, superstiziose, fantastiche. Per esempio, dove l'uomo non riusciva a spiegarsi i fenomeni geologici naturali, ricorreva alla spiegazione fantastica. I covoli, le grotte, le cavità, i sassi strani che non dopo ne parliamo, però i Matti de Sago, sì, lo anticipiamo brevissimamente, che è una bella frazione del comune di Grezzana, sì. I Matti di Sago credo che siano entrati un po' nel folklore popolare di tutto il territorio veronese. Sì, ecco, secondo lei perché sono nati i Matti da Sago? Perché io ho trovato che la popolazione di Sago, di Azzago, anticamente Sago, anche sulle ultime cartoline fino al 1930, hanno una maniera ironica, una maniera giuliva di prendere la vita. Sono sempre sorridenti, sono solidali, sono una popolazione che ha una maniera positiva di affrontare i problemi della realtà. Ce lo racconti un aneddoto legato ai Matti da Sago, un qualche cosa? Beh, famoso, quello più citato, è quello della vacca sul campanile, quando in una stagione secca come quest'anno non c'era più erba lungo le strade, un gruppo di giovani pensa di tirar su la mucca dello stradino, che poveraccia è magra, perché non trova erba fresca, e sul campanile era rimasto un ciuffo d'erba da tagliare. Allora, d'accordo, attaccano su nella cella campanaria una sigagnola, in dialetto una carrucola, per tirar su la mucca dello stradino, e quando vedono che tira fuori la lingua perché sta per soffocare, dicono: ma guarda che voglia che ha di mangiare. Ma quando arriva su e non mangia, dicono: è morta di crepacuore, perché trovandosi di fronte a tanta abbondanza non ha resistito. Grazie, grazie di questo aneddoto che ci ha raccontato. Roberto Zorzin, lei come collabora a questo quaderno? Allora, io faccio parte del comitato di redazione e inizialmente avevo dato una mano sia correggendo le bozze di vari articoli, sia portando materialmente i volumi in alcune librerie di Verona e in alcune rivendite in Lessinia. Quindi lei insomma ha fatto proprio il distributore, il divulgatore. Inizialmente il divulgatore, sì. Adesso manuale. La distribuzione ovviamente è diversa e migliore di una volta. Sì. E adesso allora lei cosa fa? Va a incassare il venduto? No, assolutamente no. Faccio parte del comitato di redazione, quindi leggo gli articoli di competenza, esprimo un desiderio. Mai farete una radio che parla della Lessinia, sappiate che la miglior voce radiofonica è quella di Roberto Zorzin. Grazie. È stato già accennato a Sorbini, il marito della signora, che è stato uno dei padri fondatori di queste iniziative, che ha fatto da volano poi per l'istituzione dei piccoli musei sparsi sulla Lessinia. Però noi ricordiamo anche altri personaggi che hanno avuto un grande merito nel farci conoscere questo territorio. Ne penso due in particolare e vorrei davvero che ognuno di voi, magari con una battuta semplicissima, facesse un commento su di loro. Il primo è Attilio Benetti, ricorre oggi proprio, credo che sia morto nel 2003 se non sbaglio, avrebbe compiuto gli anni proprio oggi. Chi ha conosciuto Attilio Benetti era un uomo di una semplicità disarmante, averlo visto ti sembrava un uomo della terra, così
senza capacità speculative particolari. Poi gli parlavi insieme e scoprivi che c'era una profondità, un'acutezza e una preparazione, ed è grazie anche a lui se abbiamo un museo proprio lì a Campo Silvano. E poi l'altro personaggio morto nel 97, Don Benedetti, Alberto, no, ma era chiamato anche, aveva un soprannome Don Alberto, il prete dal Seré, prete da Ceredo, il prete dal Seré. Un ricordo, Andrei, partiamo da lei, un ricordo di questi due personaggi. Beh, Don Benedetti io l'ho conosciuto, però non ho mai avuto l'occasione di parlargli assieme. Soltanto in un'occasione a Ciaro Veronese, durante un mercato cerasicolo in realtà, dove lui non ha detto tante cose perché non apprezzava molto lo sviluppo urbanistico di Ciarro. In quel tempo, negli anni 70, ha avuto un enorme sviluppo urbanistico il paese e lui non apprezzava questa urbanizzazione della Lessinia. Per quanto riguarda invece Attilio Benetti, io l'ho conosciuto però per motivi soltanto così, diciamo, amministrativi, poi non ho mai collaborato assieme, anche se lui è sempre stato presente nelle varie occasioni culturali, soprattutto in occasione appunto dell'Accademia della Lessinia, del quaderno, della stesura appunto del quaderno della Lessinia. Bonomi. Allora, Don Alberto lo ricordo come critico della civiltà consumistica e soprattutto ha fatto in modo che la gente non emigrasse dalla Lessinia, ma che trovasse in loco la maniera di sopravvivere valorizzando i prodotti locali. Attilio Benetti l'ho definito padre nella cultura. Bonomi, mi perdoni, ricordiamo ai nostri spettatori che Don Alberto Benedetti non aveva parrocchia, si era ritirato in questo piccolissimo centro che si chiama Ceredo. Aveva preso una casetta, che oggi viene chiamata impropriamente isba, se l'era arredata completamente da sé, facendosi tutto. Era in grado di fare tutto, dal falegname al meccanico a quant'altro. E dentro questa casa, che era un inno a ciò che l'uomo può fare da sé, non ricorrendo a quella che diciamo è la scienza moderna, la tecnologia moderna, lui lì aveva davvero impresso il marchio di un uomo della Lessinia, di un personaggio della Lessinia che viveva nel radicamento della terra evitando la contaminazione. Mi scusi che l'ho interrotto. No, precisazioni giustissime. Aggiungerei che la casa non l'ha trovata, l'ha costruita lui da zero, senza concessioni edilizie, senza licenze, in baruffa col comune da sempre. Si sono anche, vabbè, insomma. Comunque lui voleva dimostrare quello che l'uomo può fare con le proprie mani. Beh, è stato un prete scomodo da questo punto di vista. Sì, anarchico, contrario al denaro, contrario alle guerre, critico del consumismo, prete sicuramente scomodo. Di Attilio Benetti? Attilio Benetti l'ho definito padre nella cultura, maestro nella modestia, perché come diceva lei prima, profondo conoscitore, ma di una bonarietà, di una semplicità, di una cortesia squisita, e di fronte a lui si inchinavano tutti i più grandi geologi europei dell'epoca. Io li ho visti in un convegno a Camposilvano, siccome lui non andava a Firenze, tutti gli altri hanno scelto di venire in Camposilvano perché non si poteva fare un convegno se lui non c'era. Ha scoperto centinaia di nuove specie di ammoniti, anche alcune nuovissime per la scienza, le ha intitolate, una anche a Sorbini, altre gli hanno dedicato ammoniti in giro per il mondo, in Spagna per esempio a lui, quindi è stato un personaggio sicuramente di una levatura scientifica. E poi si occupava anche di folklore alla stessa maniera, i racconti del Filò, dei Monti Lessini, lui aveva anche una molteplicità di interessi, quindi era un uomo a tutto tondo. Quale base culturale aveva? Terza elementare. Quando il carisma c'è non si può fermare, questa è la prova del 9. Zorzi, che ricordo a lei, li ha conosciuti questi personaggi? Conosciuto sia Sorbini, che è stato direttore del Museo di Verona. Io attualmente è stato conservatore della sezione di geologia e paleontologia e dopo direttore, io attualmente sono anche conservatore della sezione di geologia e paleontologia del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, per cui l'ho conosciuto anche
Da questo punto di vista, lui ha dato un grandissimo contributo allo studio di fossili di Bolca. Per quanto riguarda l'Attilio Benetti, l'ho conosciuto fin dall'inizio. Io non sono veronese, vengo dalla Venezia Giulia, e le prime cose che ho fatto quando sono arrivato a Verona sono state quelle di andare al Museo di Verona, a Camposilvano, e nei vari musei della Lessinia, che erano più o meno abbozzati, e ho conosciuto, diciamo, questi personaggi che hanno contribuito notevolmente allo sviluppo, diciamo, della paleontologia, sia Attilio Benetti per quanto riguarda lo studio delle ammoniti, e sia il Don Alberto Benedetti, che, come diceva prima Bonomi, ha avuto tutta una serie di problematiche nel territorio dove viveva e dove operava, però è anche grazie a lui che siamo riusciti a recuperare, a salvare del materiale sia preistorico che paleontologico di notevole interesse. Brevissimamente, perché altrimenti qua questi personaggi ci rubano la serata. Bruno Vesani. Di Don Alberto Benedetti devo dire che era un uomo che era sempre contrario alla tua opinione, quindi per me questo era un valore, perché ti costringeva a documentare, a spiegare e a vedere il punto debole della tua affermazione. Per quanto riguarda Benetti, una persona che non ha mai voluto emergere, era di una cultura immensa e pur avendo questa cultura sembrava una persona priva di cultura ed era sempre disponibile a darti informazioni. Qualsiasi cosa tu gli chiedevi, lui era in grado sempre di darti un suggerimento. Signora Frigo Sorbini, le chiediamo di omettere di parlarci di suo marito perché parlerebbe il cuore. Hai ragione. Una battuta velocissima sui due personaggi. Il Benetti. Io ho conosciuto benissimo ambedue fino dal 1969-70, quindi erano relativamente giovani. Don Alberto Benedetti era un uomo contro, l'abbiamo capito, ma era un uomo che sapeva costruire tantissimo. Attilio Benetti era un uomo assolutamente affascinante. Posso dire che io l'ho conosciuto relativamente giovane, era un uomo che aveva esperienze internazionali, anche come operaio, ma era stato in Libia, aveva, come già si è detto, una cultura immensa e una grande umiltà. E come donna, devo dire che era un uomo di una sensibilità verso la donna grandissima. Un signore. Un vero signore. Posso anche aggiungere che per amor suo una modella, famosa modella francese, entrò in convento. O Benetti o il convento. Insomma, tra Dio e Benetti le cose erano quasi equivalenti. Quasi equivalenti. Professor Sauro. Dunque, diciamo, erano due personaggi molto diversi. Comunque entrambi radicati profondamente nella Lessinia, cioè con delle radici molto profonde. Don Alberto certamente era un bastian contrario, però stimolava e comunque era sempre amico, non, anche se si litigava le volte assieme, restava amico. Soprattutto se capiva che anche l'antagonista amava la Lessinia, quindi ci si confrontava. L'Attilio era, diciamo, oltre a un personaggio unico nel suo genere, abbiamo già parlato, però era anche una memoria vivente della tradizione della Lessina. Sua nonna Marianna, lui ricordava tutto quello che gli raccontava sua nonna Marianna, anche a 80-90 anni. Lui sapeva a memoria la Divina Commedia, cioè veramente era una persona... e poi con un interesse a 360 gradi, ma sempre per quanto riguarda in particolare la Lessinia e il patrimonio della Lessinia. C'è qualcuno che dice che quando la cultura non è impregnata di vissuto rischia di diventare vuota e quindi sì, di diventare il massimo dell'ignoranza. Sì, veramente devo aggiungere magari che quando siamo partiti col primo numero del quaderno sono andato a parlarne all'Attilio, che ha fornito un contributo anche a questo primo numero, e gli ho chiesto come lo chiamiamo e lui subito Lessinia ieri, oggi e domani. Quindi il titolo è suo, sì, il copyright del titolo. Sì. Ma
qualcuno che l'ha seguito, quando lui magari doveva scrivere un pezzo, chi glielo metteva in italiano? No, lui sapeva scrivere anche in italiano, anche bene, in modo molto semplice, tanto che anche i suoi libri sulle tradizioni orali dei Filò, i racconti delle fade, degli orchi, delle anguane. No, non dobbiamo dirlo al ministro della pubblica istruzione, perché già si parla di diploma in 4 anni, se sentiamo i 3 anni di Attilio Benetti, sì, va a finire che poi non facciamo più neanche le medie, vero? Sì, lui però leggeva anche molto, quindi sapeva. Certo. Facciamo adesso un passo in avanti delle sine, perché vogliamo far conoscere ai nostri telespettatori chi ha abitato questo territorio, perché magari tutti diamo per scontato che siano i veronesi che hanno abitato questo territorio. In realtà è un territorio che ha delle caratteristiche particolari. Io ridarei la parola al professor Sauro, perché ci parlerà di una presenza qui in Lessinia molto particolare, che è quella dei cimbri. Sì, dunque, diciamo, prima dei cimbri possiamo dire che la Lessinia è l'area più ricca per la preistoria del nord Italia, del versante sud delle Alpi, preistoria che va dal Paleolitico inferiore, quindi dai pre-neandertaliani, sino all'Homo sapiens, quindi sono grotte molto importanti, dicevamo di... Questo lo evinciamo da quali località, da quali posti? Ci sono varie grotte importanti, il Ponte di Vea è certamente uno ancora da investigare in buona parte. Io non so se abbiamo qualche diapositiva che venga fatta, mostrata in questo momento del Ponte di Vea, vi prego di credere, voi che siete in ascolto, che si tratta di una realtà ambientale assolutamente straordinaria da visitare, assolutamente suggestiva. Mi risulta che anche il Giappone abbia fatto un servizio proprio sul Ponte di Vea per comunicare questa bellezza paesaggistica. Con una storia poi anche geologica molto particolare, di cui potrebbe parlare anche Roberto. Ma oltre al Ponte di Vea c'è la grotta di Fumane, dove c'è questo sciamano, dove è stato trovato lo sciamano. E lì c'è proprio il passaggio, c'è stato documentato negli strati, nella stratigrafia, il passaggio dall'occupazione da parte di neandertaliani a quelle dei sapiens più moderni, no? E documentato molto bene anche con questa arte appunto preistorica, che è forse la più antica d'Europa o tra le più antiche d'Europa. Quindi abbiamo proprio delle tracce concrete di questo, sì, passaggio. Poi riparo tagliente, anche quello importante soprattutto per il Paleolitico superiore, ma c'è anche lì, ci sono stati i neandertaliani, ma poi ce ne sarebbero molti altri in giro. Professore, do la parola al professor Bonomi, che ci dica con il suo linguaggio folcloristico chi erano i cimbri, da dove sono venuti, quando sono venuti e cosa hanno fatto da noi. Allora, ci sono due teorie principali. In un documento nella biblioteca di Monaco, che è originario da Benedict Boyern, quella bellissima abbazia benedettina bavarese dei primi del 7-800, dove sono stati trovati anche i Carmina Burana, musicati da Orff nel 1800, quindi un'abbazia famosissima. C'è un documento scoperto prima da Schneller, poi studiato da un certo Baum, del 1050. Avete sentito che non studia soltanto il folklore, conosce anche un po' di cose importanti. No, prego, professor Bonomi. Faccio parte anche del curatorium, quindi qualche motivo certo. Devo... Un documento del 1050 che enumera, su un risvolto di un foglio, una sessantina di famiglie. Il numero è difficile da stabilire perché alcuni hanno un nome solo, altri hanno nome e cognome, altri hanno nome e soprannome. Tra l'altro c'è un certo anche Aldigherius, e noi il cognome Aldigheri ce l'abbiamo a Verona, in Valpolicella, e altri cognomi anche ricorrenti, e Corradi per esempio. Questo elenco di 65-70 famiglie vengono mandate dall'abate di Benedict Boyen al vescovo di Verona, che essendo allora Sacro Romano Impero tedesco era un Walter di Ulm, vescovo quindi tedesco, che era vescovo di Verona. Siamo in quale periodo? 1048-1050. Non sappiamo di preciso dove siano stati collocati quando sono partiti di là, ma sappiamo che da là vengono mandati ad Veronam Civitatem, quindi vengono mandati al vescovo di Verona, dove li abbia stabiliti facilmente, presumibilmente, nella zona dove si parla ancora una lingua di ceppo tedesco. Difatti noi andiamo a Benedict Boyern quasi ogni anno da 15 anni a questa parte, abbiamo fatto quasi un gemellaggio più di sostanza che diciamo burocratico,
e per assistere a una bellissima processione il 6 di novembre da San Leonardo. San Leonardo che fra l'altro è celebrato anche a San Mauro di Salini nell'abbazia di Monte San Moro. Secondo documento, questo è, scusami vado avanti perché poi mi fermo subito, nell'archivio comunale di Rovere Veronese, proprio il mio comune, c'è un documento del 1287 dove l'allora vescovo di Verona, Bartolomeo della Scala, questo documento è stato segnalato da Carlo Cipolla, studioso del 1800, che il vescovo di Verona, Bartolomeo della Scala, concede a due olderici, uno definito Olderico de Altissimo, e Altissimo è un comune della Lessinia Vicentina, appena di là della provincia di Verona, e un altro definito Olderico de Episcopato Vicentino Teutonicos, quindi tedeschi. Il vescovo concede loro la possibilità di insediarsi nel comune di Rovere, di costruirsi case, di restaurarsi la chiesa se c'è o di costruirsela se non c'è, di disboscare, di coltivare, di cacciare, eccetera, di pascolare. La interrompo, grande documentazione storica, ma i cimbri qua a Verona che cosa hanno lasciato? Intanto abbiamo i toponimi, credo, no? Molti sì. Sono proprio di lingua cimbra. Io ho guardato per esempio il mio comune Rovere, di un centinaio di contrade, 50 sono chiaramente di origine italiana, perché c'era anche la precedente popolazione latina, certo. Soprattutto nelle zone più basse, ma all'altra metà sono tutte di origine tedesca. Ci dice qualche nome? Che se... Beh, a Rovere c'è il Puel, c'è il Plonec, c'è Snell, c'è l'Aite a Sant'Anna, c'è i Frustoli, ancora a Rovere. Sì, quindi tutta una serie di nomi che ricordano poi la lingua. Lei conosce qualche parola di cimbro? No, io purtroppo conosco solo quelle parole per salutare: Guatantac, che è buongiorno, e Barzeganus, che è arrivederci. Guatantac. Guatantac, che sarebbe, poi sarebbe il Guten Tag. Il Guten Tag tedesco. E Barzeganus, che sarebbe il Auf Wiedersehen. Quindi dopo le altre, via Geas, come va? Diciamo però ai nostri ascoltatori che ci sono ancora delle persone che parlano il cimbro, sì, che lo conoscono perfettamente. C'è adesso, mi pare, anche una scuola che sta, sì, insegnando il cimbro. Selva di Progno, beh, l'ultimo paese dove ci sono ancora dei parlanti è Giassa, che fatalità è l'ultimo paese in fondo alla Val di Lasi, certo, più isolata, eccetera, quindi più conservativa da questo punto di vista. Un gruppo di parlanti cimbri che ha sede a Selva di Progno ogni anno, da qualche anno coordinato dall'Antonia Stringer, un'altra appassionata della zona, c'è una scuola di cimbro, frequentata fra l'altro da oltre 50 alunni ogni anno, quindi c'è ancora un certo interesse verso il recupero, e soprattutto i tedeschi sono interessati a questa lingua, perché il cimbro non è un dialetto tedesco, è fratello dell'Althochdeutsch, cioè è fratello dell'attuale tedesco del Medioevo, una lingua del mille che si è... che è durata qui per un millennio. Speriamo che non vengano a comprare il territorio. Professor Avesani, lei dei cimbri che ricordo ha, che suggestioni ha dei cimbri? I cimbri hanno popolato e vissuto in queste terre che trovano completamente, soprattutto nella zona alta, piene di boschi, e quindi le hanno rese coltivabili, e quindi hanno lavorato duramente per colonizzare queste terre, renderle adatte alla vita. E quando noi entriamo in una contrada cimbra, in una contrada della Lessinia, dobbiamo essere attenti al patrimonio culturale che si vede nella contrada. Nel modo di costruire le case, nel modo di collegare le abitazioni alle stalle, a tutte le attività collegate. Sta dicendo che c'è un'architettura cimbra praticamente. Certamente, che è stata valorizzata in più pubblicazioni, e che per esempio uno dei più grandi studiosi geografi, che era di Grezzana ma che era innamorato della Lessinia, che è stato Eugenio Turri, che ha fatto conoscere la peculiarità della Lessinia a tutto il mondo con il suo libro e con i suoi studi. Quindi questa terra ancora oggi deve dare a chi la visita un'immagine di un popolo e di un mondo che non è tramontato definitivamente, ma che può tramontare definitivamente. Professor Andreis, si è parlato prima di un certo Alighiero che avrebbe visitato la Lessinia. Lei che idea se ne è fatto? Può essere stato che Dante una escursione se l'è fatta?
Ricordiamo che Dante ha vissuto a Verona dai 12 ai 20 anni, non sappiamo esattamente, minimo 12, massimo 20 anni. Ci sono i pisani adesso che ci fanno un po' di storie, ma è perché stanno facendo le celebrazioni dantesche e allora stanno dicendo insomma che Dante sarebbe passato di qua di corsa a bersi uno spritz. In realtà sappiamo ben che Dante qua è stato presente in maniera... e quindi potrebbe aver visitato, secondo lei, la Lessinia? Sicuramente Dante Alighieri non è rimasto nel suo studio a scrivere la Divina Commedia come ha fatto Leopardi chiuso nel suo studio, perché nella Divina Commedia cita spesso episodi, personaggi e anche località dell'Italia intera, per cui dunque ha fatto sicuramente qualche viaggio, qualche escursione e probabilmente, anzi con ogni probabilità, forse avrà anche frequentato un po' la Valpantena, la collina e colline veronese tra la Valpantena e quindi il ponte di Veia. E noi sappiamo appunto che ha dedicato poi la Divina Commedia a Can Grande, per cui dunque non soltanto questo come gratitudine allo Scaligero, ma anche perché probabilmente si è innamorato della città di Verona e infatti a Verona poi è rimasto anche un figlio di Pietro, Dante Alighieri, che viene a fare il notaio a Verona e i cui discendenti sono appunto i Serego Alighieri. Per cui qui non è stato soltanto così una città di passaggio, ma è stato sicuramente una città molto ospitale e dove Alighieri ha potuto produrre quello che ha prodotto. E non solo, ma anche poi la lettura nella chiesa di Sant'Elena questo di Acqua e di Terra. I pisani mettono in discussione anche questo, ma insomma questo vuol dire offendere la storia. Professor Bonomi. Volevo aggiungere a quello che dice giustamente Angelo, che Latilio Benetti diceva che l'idea dell'inferno Dante può averla avuta dal covolo di Camposilvano, anche perché stranamente in fondo all'inferno tutti mettono il fuoco e invece in fondo al covolo di Camposilvano c'è il ghiaccio, perché la gente vi portava giù gli alimentari perché non deperissero, e Dante in fondo mette Lucifero nel ghiaccio. Quindi lui dice che l'idea dell'inferno di Dante risale al covolo di Camposilvano. Ci sono vari altri indizi che quadrano, no? Tanto che appunto sul Quaderno Lessini è stato pubblicato un articolo proprio su questa memoria, diciamo, su questa tradizione delle contrade vicino al covolo, riguardo proprio a Dante che avrebbe visitato il covolo. Ma c'è non solo il ghiaccio sul fondo, c'è la cerchia che d'intorno il volge, è di color ferrigno, che è il colore del rosso ammonitico, ed è in rosso ammonitico effettivamente. Poi c'è nebuloso l'ambiente, spesso ci sono le nebbie nel cavernone residuale. Quindi ci sono vari indizi che fanno effettivamente pensare che Dante si sia ispirato al covolo. Non dobbiamo dirlo agli amici di Pisa, perché certamente poi si arrabbiano. Si dice che è un dato storico che nella Lessinia una grande traccia è rimasta anche legata ai veneziani, alla presenza dei veneziani. Qui Venezia ha avuto un polmone importante per le sue attività, poi Verona sappiamo cosa voleva dire da un punto di vista storico per Venezia. I veneziani ci hanno lasciato anche qualche ricordo un po' antipatico. Tra il pubblico presente questa sera in mezzo a noi c'è il nipote dell'ultimo cardinale che ha avuto la città di Verona, che è il cardinal Baciglieri, che era appunto della Lessinia. Qui abbiamo l'onore di avere il nipote del cardinal Baciglieri. Per noi è un onore, perché è un onore nella memoria dello zio. Io le do un attimo il microfono, perché lei mi raccontava prima che i veneziani ci hanno lasciato anche qualcosina, ecco, sinteticamente ci racconti che cosa ci avevano lasciato io i veneziani. La ringrazio, contesto un po' l'onore, è un peso e dal punto di vista cristiano. Mi permetta solo un'aggiuntina, anche tra San Pietro e Cariano e Burre c'è una famosa cantina di un discendente di Dante, e siccome per salire a Molina da Fumane fino al 1870, proprio fino al fratello del cardinale, al cardinale, c'era un sentiero, una mulattiera che delle volte per andare alla fiera di marzo a Fumane costringeva il povero viandante ad attraversare il Progno almeno 8 volte su varie piante piegate da una parte all'altra. C'è una tradizione locale che dice che più selva oscura di quella lì non esiste, e Dante era molto vicino, quindi poteva benissimo esserci andato. Poi per
diciamo che nei tempi di guerra uno dei più celebri dentisti di Verona era in Via Nuova ed era mio zio, nipote diretto del cardinale. Questo mio zio ha scritto un libro in cui comincia proprio con il discorso dei bulli, personaggi che non vivevano proprio nei paesi. Io parlo della Lessinia occidentale, quindi... I bulli, mi scusi... Con una L sola. Ah, i bulli. Bulli, con una L sola. Non sono i bulli moderni, no? Sì e no. Diciamo che avevano facili nascondigli tra la zona del Forte Masua, sì, e Breonio e Fosse, un po' fuori dal paese. E quando arrivava il giugno, l'ora del grano, luglio per Molina... apparivano nei campi e dicevano ai proprietari due terzi li portate su da noi e allora l'altro terzo potete mangiarvelo. A porre fine a questo... una sorta di mafia, quindi, proprio che domandava la tangente, che domandava... Con la doppietta in spalla. A porre fine a Molina a questo commercio è stato il fratello del cardinale, che trovandosi i contadini che tornavano indietro con due persone doppietta in spalla, che li avevano fatto tornare a casa, davanti alla domanda del padrone dalla finestra della casa dove era nato il cardinale: perché siete tornati? Perché questi signori hanno detto che oggi non si taglia il grano. Voi tornate a tagliare il grano, che a quei signori ci penso io, e ha alzato a sua volta la doppietta dalla finestra. E ha sparato? Non ha sparato, anche perché quei signori sapevano chi erano, quindi andare a inimicarsi al cardinale di Verona, anche se nel periodo più anticlericale dello Stato italiano, era una cosa molto difficile da fare anche a quei tempi. L'indipendenza assoluta è stata ottenuta allora. Allora Molina era assolutamente della Lessinia, era comune di Breonio. Il comune di Breonio finiva con la valle attualmente del Pronio. Per andare da Molina a Fumane non c'era strada. Mi scusi che la interrompo, perché poi questi dettagli magari ai nostri telespettatori scappano. Perché dice che è stata un'eredità dei veneziani? Intenzionale o ci avevano una responsabilità? C'è pure scritto, perché erano soldati, i veneziani avevano solo i cappelletti di cui parla Manzoni nei Promessi Sposi, avevano vari mercenari. E non tutti i mercenari all'arrivo dello Stato italiano si sono dispersi, sono andati via. Qualcuno che si era trovato un buon rifugio sui monti era rimasto là e naturalmente non aveva voglia di lavorare. E il suo lavoro era quello di... Quindi hanno continuato a vivere di espedienti, come probabilmente prima vivevano di rendita alle spalle della Repubblica di Venezia. Nel libro che il dentista ha fatto a ricordo dei suoi figli, occupa il primo capitolo, parla proprio dei bulli. La ringrazio molto. Professor Avesani, abbiamo toccato il Cardinal Bacciglieri, ma in realtà che ci ha fatto da assist per un altro argomento importante. Perché nel vissuto antropologico della Lessinia la componente religiosa ha avuto una grande importanza, lasciando anche delle figure carismatiche, delle figure di rilievo, quindi ricordiamo i Cimbri, ricordiamo i Veneziani, forse anche i Longobardi, che avranno certamente spaziato se non altro d'estate in Lessinia, ma abbiamo anche queste figure più vicine a noi che noi ricordiamo. Ce ne vuol parlare? Ma io parlerei come prototipo di una persona straordinaria, che è Don Angelo Vinco. Don Angelo Vinco nasce in una sperduta contradina che si chiama Lavello, che è nel comune di Cerro, sotto il Monte Santa Viola, dove si fa la sagra. Disperso nella vallata. Disperso nella vallata. E Don Angelo Vinco nasce nel 1819, sua madre è di Lughezzano, lui si chiama Vinco, quindi... nome caratteristico della Lessinia, Fink. Quindi nel 1819 studia al Don Mazza e poi fa il missionario, è il primo che si avvicina, il primo europeo che si avvicina di più alle sorgenti del Nilo, che in quegli anni erano ricercate da molti. Sta dicendo che lui precorre Daniele Comboni. E lui è quello che dà le indicazioni e che entusiasma i Comboni. Cioè, quando lui parte per l'Africa, esplora l'Africa centrale, soprattutto la zona del Nilo Bianco, poi torna a Verona e al Mazza
c'è un giovanetto che allora aveva 17 anni. Come ha fatto ad arrivare alle sorgenti del Nilo e venire a portare a casa la pellaccia? Con le malattie, con i rischi, con difatti tutto... lui morirà più tardi a 34 anni, quindi giovanissimo, di febbri. E lui è stato una persona di un coraggio straordinario in nome della fede. Perché lui voleva portare la fede e portare il bene alle popolazioni del Centrafrica. E noi stiamo parlando dei primi, degli anni centrali dell'Ottocento. Questo per dire che cos'erano capaci i giovani della Lessinia dell'Ottocento. E l'altra figura degli stessi anni, un po' qualche anno dopo, è Suor Giuseppa Scandola, di cui può parlare benissimo Ugo, che ha fatto degli studi su questa figura di missionario. Professor Sauro. Suor Giuseppa Scandola è una ragazza, insomma, nata nel 1849, in una contrada vicino a Bosco Chiesanuova, che ha avuto occasione di incontrare il Comboni, tra l'altro vicino a Arbezzo c'erano delle presunte apparizioni della Madonna dopo i fatti di Lourdes, qualche anno dopo. Presunte. Sì, presunte apparizioni della Madonna. Lei va curiosa a vedere e lì incontra a combinazione il Comboni, il quale anche era stato inviato dal Vescovo, vai a dare un'occhiata. E lì il Comboni resta colpito da questa ragazza, perché si parlano, si scambiano delle opinioni, il Comboni resta colpito perché vede che è una ragazza di fede, ma senza nessun fanatismo, senza... E le dice: verresti con me in Africa, tipo, e lei dice: ma sì, se i miei genitori acconsentono. Allora il Comboni poi qualche settimana dopo viene a Bosco in parrocchia e lì si incontrano i genitori di questa che poi appunto diventa una delle prime suore comboniane, passa qualche anno a Verona per prepararsi alla missione e poi va in Africa, è risparmiata perché era al Cairo nel momento della rivoluzione mahdista, però poi muore in Sudan, in fama di santità. Lo stesso Comboni scrive che la suora più santa è questa Maria Giuseppa. Lei muore, tra l'altro, sembra perché c'era un altro giovane missionario comboniano che era arrivato, stava morendo, e lei dice a questo: guarda, tu non muori, morirò io. Poco dopo questo missionario si sente meglio e lei invece si mette a letto e muore. Poco più è di 50 anni. È stato avviato per caso il processo canonico di beatificazione sì, di sì, questa donna? Sì, c'è il processo di beatificazione in corso, quindi si spera che nel giro di 1, 2, 3 anni vada in porto e che sia dichiarata. Sarebbe la prima beata dei comboniani. Professor Andreis, altre figure religiose così che le vengono da Quito pensando alla Lessinia? Abbiamo parlato di Don Benedetti, abbiamo parlato adesso di questi casi, le viene in mente anche magari qualche figura minore, ma che secondo lei è stata una figura da mettere sotto i riflettori? Ma adesso personaggi, cioè nati in Lessinia o che hanno vissuto in Lessinia, è un po' difficile comunque. Personaggi importanti sicuramente hanno svolto il loro ministero sacerdotale in Lessinia, in particolare a Bosco Chiesanuova, Monsignor Crosati, che è stato appunto poi vicario della diocesi di Verona negli anni, nella seconda metà dell'Ottocento. E poi vari altri missionari, tra cui anche Squaranti di Corbiolo, missionari di altre località della Lessinia, appunto ce ne sono. Ricordiamo poi anche un Marco Pezzo, che è stato parroco di Valdiporro e parroco di San Borto delle Montagne e che ha scritto, compilato il primo dizionario della lingua cimbra, ecco, della Lessinia. Quindi una figura un po' importante dal punto di vista culturale, oltre che dal punto di vista religioso. Professor Bonomi, ma il prete di Sprea, esatto, dove lo mettiamo? Mi hai rubato la parola. Stavo dicendo, non è originario della Lessinia, ma ha operato e vissuto sempre in Lessinia. In una spieghiamo ai nostri spettatori chi è il prete di Sprea. Il prete di Sprea era un grande conoscitore delle erbe medicinali,
a cui si ricorrevano tutti, compresi i Savoia, ci hanno portato la figlia Mafalda dal prete d'Asprea perché aveva problemi, adesso non so di che tipo, quindi dai Savoia in poi il prete d'Asprea era famoso ovunque in Italia. Lui medicava con le erbe, si documentava su un libro di un autore, penso francese, un certo Kneipp, ma lui sapeva come curare le malattie con le erbe, era uno dei più grandi esperti fitoterapeuti, mi pare che si debba dire, della Lessinia, famosissimo al suo periodo. Possiamo dire il nome anche, no? De sto prete di Sprea, insomma, Don Zocca, perché altrimenti... Don Zocca. Fosse nativo di Pescantina. E il nome? Lo ricordiamo il nome? Don Luigi Zocca, il prete di Sprea. Prego. Avrà finito, ed è il medico condotto, di Breonio, il dottor Bellavite, che era anche qua in cattedrale, veniva, ed è una figura assolutamente unica nel i parenti di tutti i morti di quel periodo lì non riuscivano a stare vicino ai loro moribondi quanto il dottor Bellavite. Andava, si inginocchiava finché non erano morti, e se per caso qualcuno voleva dargli dei soldi riceveva uno schiaffo. L'unico suo difetto è che guidava la macchina pensando a qualcos'altro, per cui investiva qualche mucca o andava fuori strada. Ma un santo del genere non l'hanno mai visto tra i medici condotti. Quando io ne avevo parlato in redazione, Vito Massalongo ha detto: ma guarda che è stato medico anche a San Mauro de Saline, stessa roba anche là. E nessuno ne parla, nato a Verona, venuto là come medico condotto, una cosa incredibile, il dottor Bellavite. Professor Sauro. Massalongo per lo stesso motivo, il cardinale Bacciglieri, insomma. Quando avremo la gioia di leggere su Lessinia ieri, oggi, domani qualcosa del dottor Bellavite? Beh, basta che appunto Gabriele, anche nella redazione, gli chiediamo di scrivere un articolo su questo dottor Bellavite. Ci sono effettivamente, poi approfondendo, molti personaggi, molti altri, adesso non possiamo certo... Ma uno su cui abbiamo pubblicato un libretto a parte è Don Beppo di Val di Porro, Don Giuseppe Pascuotto, il quale anche è stato un personaggio per la sua parrocchia, tanto si diceva che chi andava a Val di Porro senza andare a visitare questo prete era come chi andava a Roma e non andava dal Papa, ecco, perché era un personaggio che legava con tutti, con una grandissima umanità. Sì, abbiamo il venerabile adesso, Alessandro Nottegar, sì. Dichiarato venerabile proprio recentissimamente, un medico originario della Lessinia che si è dedicato poi ai poveri del Brasile, è venuto qui, ha fondato una comunità fiorentissima, una comunità che sta offrendo alla Chiesa preti, religiosi e tanti laici consacrati. Un uomo che fonda una comunità dice alle proprie figlie: io non vi lascerò nulla, vi darò un'istruzione e vi darò soltanto la testimonianza evangelica. Dice questo, fonda una comunità il 1° d'agosto, ci sono da pagare i debiti, e di lì a qualche giorno muore improvvisamente giovanissimo, lasciando la moglie giovane e 3 figli. E da quel tronco nasce una comunità meravigliosa, la comunità Regina Pacis. Quindi anche questo credo che sia un frutto della Lessinia che non dobbiamo davvero perdere. Ma adesso io vorrei ancora fare, nel poco tempo che ci rimane, fare ancora un salto in avanti per parlare, ne abbiamo un po' accennato, perché la professoressa prima, la dottoressa Frigo Sorbini, ci ha parlato dei fossili di Bolca, di questo museo. Abbiamo parlato poi anche così del covolo di Campo Silvano, dove in qualche maniera Dante avrebbe avuto un'idea di quello che potrebbe essere i gironi dell'inferno. Allora io vorrei invece parlare adesso con voi delle tracce antropiche, cioè di quello che l'uomo ha lasciato su questo territorio. E ci sono tante cose, sto pensando alle ghiacciaie, le cosiddette giassare, ma sto pensando alle contrade di cui accennava prima il professor Avesani, sto pensando alle calcaree, alle carbonare. Professor Sauro, se lei dovesse dire: voi venite in Lessinia perché qui ci sono tracce antiche lasciate dall'uomo assolutamente interessanti, da cosa partirebbe? Dunque, certamente, per esempio, da intanto il paesaggio nel suo insieme, nella sua complessità, che però si presta ad essere esplorato e capito attraverso i segni che sono presenti nel paesaggio. Ci sono innumerevoli segni, e questi segni corrispondono a innumerevoli avventure umane che sono in un certo senso stratificate nel tempo,
su migliaia di anni, potremmo dire, ma ovviamente più ricche per quanto riguarda gli ultimi secoli. Facciamo una sintesi di queste stratificazioni. Sì. Diciamo lì, vediamo. Per esempio i cimbri, vediamo il caso dei cimbri. I cimbri erano all'inizio boscaioli e carbonai, carpentieri in un certo senso con una grande capacità di costruire in legno, ma poi erano boscaioli e carbonai. Quindi ci sono centinaia, potremmo dire migliaia in tutta la Lessina, di piazzole dove venivano costruite le carbonaie, e da Verona si vedevano i fumi di queste, tanto che la Lessina intorno al 1400-1500 era detta anche montagna del carbon, ed era molto importante anche dal punto di vista strategico la produzione di carbone per la città di Verona. Quindi i cimbri, pur avendo affrontato un ambiente ostile che era la grande foresta di faggi, hanno saputo comunque vivere abbastanza bene e costruire un paesaggio antropico molto armonioso, che è poi quello delle contrade. Le contrade cimbre sono assolutamente straordinarie per l'architettura, sono uniche nelle Alpi, cioè come tipologie uniche nelle Alpi. Certe soluzioni tengono conto delle variabili ambientali in modo estremamente ingegnoso. Per esempio la stalla fienile, la teda cimbra, è unica nelle Alpi. Giuliano Menegazzi. D'Alpino, ti do del tu. Tu ti ricordi le giassare, le ghiacciaie? No, non hai fatto in tempo tu a conoscerle, a vederle in azione. No, non ho fatto in tempo a conoscerle, anche se la storia si tramanda sempre. È buon per te che sei giovane, perché chi ha la mia anagrafe lo ricorda benissimo. Io sono della Lessinia, quando d'inverno venivano a tagliare i pezzi di ghiaccio nelle pozze, poi questi pezzi di ghiaccio venivano calati in queste sorta di torri di pietra, coperte con strati di foglie, e poi d'estate arrivavano i carri che portavano in città questo ghiaccio da servire ai contenitori. Però nel tuo territorio le giassare le hai viste? Le ha, sì, certo, ci sono, le abbiamo viste, le conosciamo, ce ne abbiamo uno in Paese Arbezzo che addirittura è stata ristrutturata, molto grande, è diventata addirittura una casa. Però io mi ricordo... Non è consuetudine far polemica, ma secondo te è stato saggio far di una ghiacciaia un'abitazione? Chi lo sa? La giassara ha perso sicuramente il suo uso, però ha trovato un futuro nella sua struttura visiva. Però, tornando a quello che diceva prima il professor Sauro, anche delle non nostre... è che tu eri in comune a dare l'autorizzazione, assolutamente, no? Non c'ero ancora, vedremo nelle prossime. Però un problema che ci troviamo anche con le contrade nel giorno d'oggi. La contrada è un elemento impressionante per la sua bellezza e per l'efficacia che ha avuto di entrare nel territorio della Lessinia, ma ha difficoltà a trovare un suo futuro. Ti chiedo Giuliano, secondo te è possibile conciliare l'utilizzo di queste contrade da parte della gente come realtà abitative, come realtà di alloggio degli animali, conservando l'identità strutturale di queste cose, o per forza di cose dobbiamo andare a fare una manipolazione violenta e quindi una modificazione? Purtroppo sono molto pessimista da questo punto di vista. Penso che al giorno d'oggi sia difficile, tranne rari casi di contrade. E tu sei pessimista perché? Perché non c'è la volontà politica? Perché non c'è il buon gusto, perché non c'è quella passione, direbbe il professor Sauro. Perché la società non è più pronta a convivere con l'animale nella casa di fianco. Lo fa il proprietario dell'animale, lo fa chi ha anche altri animali, ma oggi nelle nostre contrade abbiamo anche degli ospiti che vengono su. Sì, ma io ti dico, da un punto di vista urbanistico, ci vuole coraggio oggi da chi amministra un paese a mettere dei vincoli urbanistici perché non vada perso il volto di queste realtà che sono bellissime? Ci vuole molto coraggio, ci vuole anche conoscenza e cultura che forse nelle amministrazioni ancora manca, e nonostante ormai siamo a un punto che le decisioni vanno prese. Ed è per questo che in futuro ti stai pensando di proporti? No, non so, si vedrà. È un impegno. Il futuro è nelle mani di Dio. Tornerò da te a parlare tra poco dei lupi. La contrada, una piccola comunità tutto sommato, ed erano all'inizio erano un po' tutti parenti, quindi convivevano loro tra le persone, e avevano anche gli animali.
Adesso la contrada non è più appunto una piccola comunità, sono tante unità assemblate, tu so, quindi sarà difficile appunto non ripristinare. Non è più un cortile educativo, stava dicendo professore. Sì, ecco, possiamo dire anche questo in realtà, perché le famiglie erano numerose, allora erano anche la stessa famiglia, era una piccola comunità, tutto sommato, la scuola materna era già era in casa allora, era nella contrada, ecco, in questa piccola comunità. E potrei aggiungere anche che le comunità un po' più, le contrade un po' più grandi avevano tutte una chiesa in genere, un oratorio. Anche nella mia zona, ad esempio, le contrade di una certa consistenza volevano avere il loro luogo sacro dove raccogliersi e recitare, e volevano avere anche la messa domenicale dal prete spesso. E spesso anche nascevano poi delle liti con la parrocchia in realtà, perché in genere il parroco non voleva, ecco, che nascessero ulteriori parrocchie più piccole. Da Rovere tutte le parrocchie sono un po' nate in Lessinia, ecco, come per filiazione, diciamo così, si è staccata prima Bosco, Val di Porro, forse anche Velo, comunque Cerro. Qual è la più antica tra queste? Adesso la documentazione ad archivio ci dice Rovere, però non possediamo documenti precedenti, perché tra l'altro i cimbri non amavano scrivere, loro amavano la parola, non lo scritto, erano di parola tutto sommato, una pacca sulla spalla, una stretta di mano, dicevano e mantenevano la parola. Ebrei, non c'era bisogno, la tradizione orale che diventava... Sì, non c'era bisogno appunto del documento scritto, anche perché tra l'altro parlando il cimbro, c'è cioè un dialetto bavarese, e il documento scritto era in latino o un po' italiano, se vogliamo, verso il 1500, quindi difficilmente potevano appunto lasciare qualcosa, qualche documento scritto. Purtroppo poi la peste ha fatto la sua parte, perché ha portato un po' tutti gli archivi parrocchiali o familiari a sopprimerli, perché temevano che fossero portatori appunto, che contenessero, nascondessero appunto dei microbi della peste, ecco. Mi ha fatto emergere un ricordo personale quando ha detto che la contrada era in qualche momento l'aggregazione dove c'era il tutto del vissuto. Il ricordo personale legato alla casa di mio padre, dove è nato mio padre, il nonno era il maestro, poi morto giovanissimo, dove la stanza della cucina, che è molto piccola anche oggi, era divisa da una tenda e una parte era la scuola che raccoglieva questi studenti che venivano dalla Lessinia e dall'altra parte la nonna con la stufa che preparava il pranzo. Quindi per dire quale integrazione del vissuto c'era tra la cultura, la vita di tutti i giorni, la laboriosità, il cortile educativo in definitiva, dove si era un po' figli di tutti perché tutti ti educavano. Professor Bonomi. Volevo fare una precisazione che penso sia utile per i nostri telespettatori, perché ha tratto in inganno anche scipiosi di chiara fama come Scipione Maffei, tanto per far nomi. I cimbri di cui parliamo non sono i cimbri di epoca romana che assieme ai teutoni sono stati sconfitti da Caio Mario nel 102 avanti Cristo. Lì c'è stato un errore, quando i cimbri in tedesco nella loro lingua dicevano I'm Zimbar, volevano dire io sono boscaiolo, io sono carpentiere, io sono falegname, e gli altri hanno capito io sono cimbro, quindi hanno fatto questa traslitterazione, quindi questi cimbri non hanno nulla a che fare con i cimbri storici di epoca romana del primo secolo avanti Cristo. È un pozzo di scienza questo professor Bonomi qua, ci stupisce assolutamente. Beh, adesso abbiamo parlato di cose molto serie, professor Bonomi, torno ancora da lei, perché la Lessinia è ricchissima di folklore. Lei prima già ce n'ha abbozzato qualche tratto, magari ci aiuti adesso ad entrarci più, in maniera più sorridente. E non mi scomodi più i grandi storici, perché a quest'ora poi i nostri spettatori fanno zapping e vanno a vedersi da Parietti da qualche altra parte. Allora, devo andare a disturbare ancora il caro amico Attilio Benetti. Lui ha insistito prima di morire negli ultimi anni con me perché facesse una raccolta degli aneddoti di Bertoldo. Bertoldo è un personaggio che secondo lui era originario della Lessinia. Perché? Perché a nord, in località Parpari, nei fondi di Parparo, abbiamo i resti di un prato circondato da un muretto dove si dice che sia il Prade Bertoldo, dove c'era facilmente la casa di Bertoldo, e lui ha trovato anche dei sassi lavorati
che potevano essere gli stipiti di una porta o di una finestra, quindi era sicuramente un'abitazione. C'era vicino un pozzo di cui lui ha trovato la lastra di chiusura, diceva che era il pozzo di Bertoldo. Di fronte c'è la sedia della Marcolfa. Chiesto Bertoldo, Latilio, da noi è presente il cognome Bertoldi, a Rovere, è molto comune, e c'è anche la contrada Bertoldi. Chi era sto personaggio? È la trascrizione medievale di un racconto addirittura dell'alto medioevo, un dialogo tra Salomone e Marcolfo, che da Giulio Cesare Croce, che secondo Attilio Benetti, pur sedativo di San Giovanni in Persiceto e quel di Bologna, poteva essere originario di... Professor Bonomi, mi stringa, perché mi perdo la storia. Stringo. Allora, una storia di Bertoldo. Noi in Lessinia conosciamo alcune storie di questo personaggio, e ora mando i lettori, i telespettatori, a leggerselo nel libro di Giulio Cesare Croce, ma noi ne abbiamo anche di nuove che il Croce non ha scritto o che non hanno narrato a lui. Per esempio, quando si tratta di re Alboino, che vuol metterlo a morte perché a corte ha litigato con le donne, perché volevano entrare in politica e lui gliel'ha impedito, ha litigato col giullare di corte, ha litigato con la popolazione, insomma tutti lo vogliono morto, e lui dice vabbè, anch'io quando voglio ammazzare la mosca ho l'intenzione, ma non sempre mi riesce di prenderla. Comunque una volta che riesce a incatenarlo dice: caro Bertoldo, questa volta sei destinato a morire. Bertoldo chiede al re: io so che tu sei un re di chiara onestà, vige da noi la tradizione che chi muore ha diritto all'ultimo desiderio. Il re dice: anche a te lo rispetto tranquillamente, qual è il tuo ultimo desiderio? Dice: io vorrei poter morire contento e per morire sereno vorrei perlomeno scegliermi la pianta a cui essere impiccato. Il re glielo concede, mandano in giro, vado veloce, per tutto il regno, il dominio, non trovano la pianta adatta e le guardie capiscono che Bertoldo ha fregato il re, e quando tornano a corte, difatti il re lo premia, dice: tu mi hai fregato ancora una volta, stai qua con me, non ti ammazzo, ma stai qua con me a governare perché hai una mente eccelsa. Ma la storia che noi conosciamo diversa è che un giorno, mentre le guardie esauste stanno riposando un attimo al margine di un bosco, non si occupano più ormai di Bertoldo, lui dice: oh, che pianta meravigliosa, ma che stupenda, con che foglie coriacee, rilucenti, ma guarda che panorama intorno, gli uccellini che cinguettano, il ruscello, l'erba, i fiori, questo è un luogo dove io potrei chiudere gli occhi tranquillo. Le guardie si scuotono perché abbiamo trovato finalmente la pianta dove impiccarlo, e vanno vicino e trovano un alberello alto così. E sarebbe questa la pianta, dicono le guardie. Sì, ma questa pianta avrà bisogno almeno di 40 anni per reggere un impiccato. Ma siete voi che avete fretta, non io, dice Bertoldo. Bellissima, bellissima. Se, professor Bonomi, io a Milano dirigo il giornale degli Alpini e in redazione qualche volta, scherzando, quando le bravissime giornaliste impiegate, eccetera, che ci sono, parlando tra di loro, alzano un po' il volume, si fa fatica a parlare, io qualche volta dico: siete come le anguane. E da buone milanesi le prime volte mi guardavano, mi hanno detto: cosa sono ste anguane? Allora gliel'ho spiegato, ma per i nostri spettatori che non sanno chi sono le anguane, glielo spiega lei. Allora, le anguane sono esseri fantastici, frutto della fantasia popolare, di origine acquatica, qualcuno lo fa derivare da anguis, che vuol dire pesce, anguilla, insomma, che vivono appunto in ambienti umidi e che strillano di notte. Sigar come in anguana è ancora un detto, quando petali de sigar che te pare in anguana, strillano, litigano. Si dice che fossero cattive, che frequentassero il mondo degli uomini, che si camuffassero anche da belle donne, che venissero a far filò con gli umani, ma che qualche volta si divertissero anche a pettinare le donne, ma che dopo averle pettinate conficcassero loro gli aghi, i ferri del cucito nel cervello, che poi le ammazzassero o che rapissero bambini. Quindi malefiche. C'è una versione anche positiva delle anguane, che sarebbero le fade. Questi sono altri esseri fantastici, vestiti in maniera molto elegante, con pizzi e vestiti coloratissimi, azzurri, rosa, bianchi, rossi. E questi aiutavano gli uomini, hanno aiutato gli uomini in una quantità esagerata di attività. Per esempio, hanno insegnato agli uomini a ricavare dal latte il burro, il formaggio, la fioretta, la puina, la ricotta, eccetera. Ecco, quelle, eccetera. Le anguane a cui mi riferisco nell'ufficio di Milano sono queste, le quelle fave, che strillano. Quelle buone, strillano un po', ma sono quelle buone. Però allora sono fave. Sono le fave. Saltiamo un po', siamo in dirittura d'arrivo della trasmissione, perché la Lessinia, terra complessa di tante culture, è stata anche uno scenario della Grande Guerra, professor Andreis, la Lessinia. Ma
è stata diciamo preparato, ecco, l'ambiente per la grande guerra che poi in realtà non si è combattuta in Lessinia, anche se in un diario del parroco, del rettore, anzi di San Francesco di Rovere, ad esempio, si dice appunto che gli aerei che sorvolavano appunto il paese lasciavano cadere qualcosa, insomma esattamente non si sa cosa, ma che comunque causavano poi delle schegge e facevano scappare la gente, rintanarsi nelle case, che comunque incutevano molta paura, oltre che poi a provocare anche, in realtà questo non il bombardamento aereo, provocare qualche morto in Lessinia indirettamente, ecco. E le trincee che ci sono in Lessinia, presso la Malga Pidocchio Castelberto, località Sega di Ala, che siamo sul confine, poi nella zona anche verso est. Di fatto sono state inutilizzate. Lì cosiddetti, di fatto, cioè costruite sì, inutilizzate per fortuna, perché appunto già sacrificio l'hanno fatto per costruirle. Per fortuna non c'è stato poi il sacrificio, ecco, cruento, ecco, della guerra. Dicevo che in Lessinia in realtà la prima guerra mondiale ha portato qualcosa, ci ha lasciato qualcosa. Ci sono delle strade costruite dal genio militare e noi oggi ne usufruiamo. Sono parecchie, soprattutto sono le strade, quelle orizzontali, che collegano i paesi dell'Alta Lessinia, da Arbezzo fino a Vestenanova, perché mancavano, prima della Prima Guerra Mondiale, mancavano appunto le strade, diciamo, orizzontali, c'erano soltanto quelle verticali che collegavano le frazioni al fondovalle e alla città. Erano mulattiere, tutto sommato, che poi il genio militare le ha allargate per far passare i carri e con il trasporto militare. Comunque sono state costruite poi in Lessinia, però sempre in previsione della guerra, purtroppo, dei cosiddetti forti. Il forte di Santa Viola, ad esempio, è stato costruito qualche anno prima della Prima Guerra Mondiale, ma questo significa che probabilmente le nostre autorità politiche pensavano già appunto ad una prossima guerra contro l'Austria. Su questo non c'è dubbio. Professore Avesani, secondo lei forse è stato più drammatico lo scenario della Seconda Guerra Mondiale in Lessinia? Certamente. In Lessinia, insomma, è stato possiamo fare un... di ricordare, visto che siamo nella capitolare, ricordare dei fatti che riguardano proprio questa biblioteca. Nel 1943, quindi, quando l'Italia fa una determinata scelta di abbandonare i tedeschi, la situazione rende difficile la sussistenza della stessa biblioteca e viene dato ordine da parte di uno studioso tedesco di mettere in salvo i codici e i libri più preziosi della biblioteca e di portarli a Arbezzo. Però e vengono portati e là si conservano. Però dobbiamo ricordare che in tutta la Lessinia viene combattuta, ci sono fatti molto significativi della lotta per la resistenza, a cominciare da determinati paesi, Velo, ma anche nella zona più bassa, Lughezzano, dove appunto sono ricordati episodi che varrebbe la pena ricordare perché sono estremamente significativi. Se mi permetti di personalizzare ancora, c'è una piazza titolata al parroco di allora che corrispondeva al nome di Don Antonio Fasani, che era il fratello di papà. Siamo passati dalla guerra, adesso passiamo a un'altra guerra, che dove questa volta non ci sono i cannoni, ma ci sono, Giuliano, gli animali. Perché in Lessinia da alcuni anni sono arrivati i lupi, creando non pochi problemi. Un ambiente sostanzialmente antropizzato, dove la gente andava, dove portava le famiglie, dove si andava con sicurezza, dove la gente portava all'alpeggio gli animali, poi improvvisamente arrivano questi lupi e lo scenario cambia. Una cosa che anche agli amanti degli animali, io ti so molto attento alla natura, all'ambiente, agli animali,
però giustamente sta creando qualche problema. Qualche problema anche perché si era persa la memoria storica del lupo. L'ultimo nelle nostre contrade risale a metà del 1800. La leggenda narra che era stato trovato, cercato e trovato e ucciso dopo che il lupo aveva sbranato un bambino in una contrada di Velo, e questo è quel poco che si è tramandato da noi su questo predatore, che dir si voglia resta comunque un animale che fa il suo mestiere, che è il predatore, è arrivato e ci ha messo in confusione sicuramente. Quanti lupi si stima ci siano attualmente in Vessinia? Non lo so, io non sono un esperto di lupi, io mi occupo di allevamenti, per cui è un tema che mi tocca, però mi accorgo che c'è un po' di confusione sul tema e a volte sembra anche voluta. Si parla di 10, 12, 15 lupi ufficialmente, però aspettiamo sempre i dati ufficiali. Però il dato drammatico sono gli animali che vengono sbranati. Quest'anno quanti animali ci sono stati che hanno... Quest'anno nella parte veronese della Lessinia, perché poi la Lessinia ricordiamo che è comunque divisa su due province appartenenti a due regioni diverse, anche per Vicenza, cui con gestioni diverse, no? Guardo più la Lessinia Trentina, per cui ha una gestione sua del problema. Nella parte veronese siamo già, penso, a 60-70 animali ufficialmente riconosciuti come predati dal lupo. Tutto questo che effetti sta avendo? Gli effetti sono gravi, sono preoccupanti. Secondo me non riusciamo ancora bene a stimare gli effetti, perché sono effetti anche lenti nel progredire del problema, che si sviluppano col tempo e che lasceranno il segno. Però gli effetti si vedono già: animali che restano di più in stalla, non vengono fatti uscire, non vanno a pascolare, terreni di pascoli più in zone più impervie che assolutamente non vengono più utilizzati, preoccupazione negli allevatori, vedi proprio un'ansia che non fa lavorare tranquillo. C'è preoccupazione anche per l'essere umano, per gli abitanti, perché io ho sentito di episodi, per esempio a Salvecchio, dove i lupi sono arrivati vicinissimi alle case. Beh no, adesso i lupi entrano normalmente nelle case della Lessinia, su questo non c'è dubbio, li hanno visti in contrada Sale Arbezzo, sei lupi in pieno inverno davanti alla casa di una signora che, povera lei, adesso non si vede neanche più a fare dal garage a casa, li hanno visti in contrada Menegazzi dove sono nato io, li hanno visti il giorno di podesteria, c'era il comandante dei carabinieri della stazione di Bosco che ci raccontava, lui abita in paese a Bosco, che li ha sentiti nel prato sotto. Entrano normalmente, non c'è niente di strano nel fatto che girano tranquillamente anche nelle case. Questo può costituire un pericolo per gli abitanti? Un pericolo non lo so, una preoccupazione sicuramente, ma la preoccupazione fa parte dell'istinto umano di sopravvivenza. Proprio stamattina Io la chiamerei paura, Giuliano, però è più che preoccupazione. Paura. Una signora stamattina mi raccontava che non se la sente più alla sera di farsi la camminata quotidiana verso il paese e rientrare col buio. Ha torto o ha ragione, però la paura c'è. E secondo te a quale soluzione si dovrà arrivare? La soluzione, non so se c'è una soluzione. A chi mi chiede cosa dobbiamo fare, la prima cosa che io dico è armarsi di tanta pazienza, perché ci stiamo evolvendo in un mondo a cui va anche bene la situazione che si sta creando, non solo in Lessinia, perché stamattina sentivamo della Val di Fiemme, del Primiero, della Valsugana, dell'Asiago, del Cansiglio. È un problema che sta toccando tutte le montagne e ci vuole tempo, bisogna coordinarsi, bisogna iniziare a... Ti faccio una domanda brutale, ma secondo te il lupo c'è arrivato qui o secondo te qualcuno l'ha seminato? Ti do una risposta brutale, non mi interessa, perché quello che interessa a me è che se vogliamo dare un futuro alla Lessinia dobbiamo affrontarlo, che sia arrivato, che sia in qualunque sistema. La politica come sta guardando il problema? La politica locale ha risposto in una maniera che forse è unica finora nel contesto italiano e non solo, tanto che ci stanno osservando addirittura anche dall'estero, dalla Francia, dalla Svizzera. Cioè con quali scelte? Tutti i comuni della Lessinia, 11 comuni, hanno portato in consiglio, nel proprio consiglio, delibere
sul lupo, contro l'attuale politica del lupo senza se e senza ma, e addirittura è stato portato e approvato anche dal Consiglio della provincia di Verona, caso unico in tutta Italia. La politica ha dato dei segnali che si fermano lì, perché la politica a livelli superiori a oggi non sta ancora ascoltando i territori. Non solo sul problema dei lupi, i lupi sono un caso emblematico, però non stanno ascoltando i territori. Tu so che ti interessi però anche di un caso altrettanto spinoso, che è quello dei cinghiali. Un fenomeno questo allargato sul territorio rispetto a quello del lupo, più allargato, perché ormai i cinghiali arrivano anche nel tessuto sociale, so di Genova dove arrivano in città per esempio, però so che anche in Lessinia questo problema non è da sottovalutare. Sì, non che i lupi non arrivino nelle città, perché ci sono casi, penso alla Russia, dove i lupi girano anche nelle città. Gli animali selvatici si adattano all'ambiente che trovano, se lo fa trovare l'uomo, li fa trovare anche le città, entrano anche nelle città. Il cinghiale è un problema che è arrivato prima, è un problema che ci sembrava abnorme al suo tempo, che stava devastando soprattutto i territori delle malghe, ma anche a quote più basse, che si stavano moltiplicando e che sembrava all'inizio che con l'arrivo del lupo avesse trovato anche una soluzione. In verità ci stiamo accorgendo che abbiamo aggiunto un problema al problema. Il lupo non mangia il cinghiale? Sì, certo. Immagino che un branco di lupi che trova un branco di cinghiali e una vacca con una vitella, però preferisca per quella sera lì mangiare la vitella. Perché la carne è più buona, tutti noi vogliamo la carne di vitello buona. Siamo addirittura d'arrivo, davvero siamo in finale. Io vi faccio una domanda alla quale vi prego di rispondere brevissimamente. Quali sono oggi le sfide legate alla Lessinia per il suo ambiente, per la sua popolazione? Anche se devo dire che c'è qualche segnale di sensibilità, di maggiore sensibilità rispetto a qualche anno fa. Direi proprio andiamo in ordine così come siamo. Professor Andrei, cosa vede di pericoloso in questo momento per il territorio della Lessinia e per territori di montagna come la Lessinia? Ma sì, prevedere il futuro è un po' difficile. Si osserva una tendenza, la tendenza è quella dell'espansione delle città, quindi della città che mangia un po' il territorio, che mangia diciamo la montagna. E perché lo spopolamento non è terminato, non è finito, insomma, no, perché di fatto scusi, continua. Per precisare, sta dicendo anche di chi per esempio viene dalla montagna, va a vivere in città, tiene la casa in montagna per passarci l'estate quando fa caldo, ma senza avere una reale attenzione all'ambiente, quindi una visione anche proiettata sul futuro legata a quell'ambiente. Esattamente, cioè chi è nato in montagna, si è trasferito poi in città o in pianura, torna sì in montagna con la casa che ha ereditato, però in realtà passa sempre meno giorni in montagna, vuoi per tanti motivi, uno è quello del, prima di tutto è il clima, insomma no, quest'anno ha fatto caldo, quindi il caldo è il fattore principale, ecco, così della montagna. Però lo stesso problema anche dei lupi, ad esempio, secondo me non aiuta molto, ecco, questo tipo di turismo, perché il turismo escursionistico, ad esempio, non viene fatto naturalmente perché tanti temono appunto, no, gli animali selvatici, i predatori. Mi fanno segno dalla regia che dobbiamo proprio fare una battuta. Professor Bonomi. Io vorrei che la Lessinia facesse conoscere meglio le sue ricchezze museali, culturali e ambientali, ma anche che sapesse valorizzare i prodotti tipici suoi. Che ne abbiamo di buoni. Tanti. Me ne dica uno, due, tre. Gli gnocchi alla malghese, il formaggio, il salame. Benissimo. Dottoressa Frigo Sorbini. Non deve perdere le sue radici culturali. La Lessinia ha forti radici culturali che sono stati recepiti anche dalla città e valorizzati come la catena museale, eccetera. Non deve perdere i suoi professor valori Sauro, culturali. Professor Sauro, come facciamo a trasmettere queste radici culturali? Dunque, il quaderno, oltre al quaderno. Il quaderno è proprio uno strumento che ha mirato a questo fin dall'inizio. Bisogna che non solo gli appassionati conoscano la Lessinia, la conoscano in tutti i suoi aspetti, ma anche gli abitanti in particolare, ma anche i cittadini. Cioè bisogna che ci rendiamo conto che c'è una ricchezza enorme. Pensiamo che il quaderno sono 8.700 pagine pubblicate finora e 1.150 articoli. Diciamo però che nelle sagre comincino a mettere qualche incontro in cui si parla di queste cose e non facciamo soltanto mortadelle, salsicce e birre,
diciamo anche quello. Professor Avesani. La Licinia è un grande patrimonio che non va sfruttato, ma va utilizzato con intelligenza. Su cosa sta lavorando? Sto lavorando sui mestieri della Licinia, alcuni li ho già trattati insieme con Zanini su un volume, adesso stiamo completando. Un mestiere che l'ha presa, che l'ha affascinata? Ma sicuramente quello che costruiva gli attrezzi della Malga. Gli attrezzi della Malga, che io ho fatto in tempo ancora a vedere tutti da bambino. Giuliano Menegazzi. Bisogna partire dalla cultura, dalle radici storiche, e la base culturale della Licinia è rurale, stiamo procedendo a scrivere. Abbiamo fatto qualche anno fa un incontro anche culturale, mi ricordo che c'era la sala piena, non so se ti ricordi. Certo che mi ricordo, l'ho organizzato io, e con un sogno, che lo ribadisco qua. Quel giorno là abbiamo invitato amici delle montagne, la Licinia sta aprendo non solo la pianura, ma le altre montagne. La Licinia può diventare nel prossimo futuro, grazie, e questo forse è l'unico lato positivo, al problema anche del lupo e altri problemi, può diventare un fulcro per la sua centralità nell'arco alpino di quello che è una futura rete delle montagne. E sono sicuro, Giuliano, che con gente, col tuo cuore, con la tua testa ce la farete. Ce la faremo. Dottor Roberto Giorzi. Allora, da geologo, una rivalutazione di tutti quei beni naturalistici che abbiamo, di quei monumenti naturali e che portino a un maggior turismo culturale sulle nostre montagne. Me ne dica uno che metterebbe al vertice della piramide. Beh, non ce n'è uno, ce ne sono tanti. Uno? Beh, direi sicuramente Bolca, perché è un patrimonio importantissimo. E appunto nel 2017 abbiamo iniziato quel lungo, diciamo, percorso per portare l'intera Valle d'Alpone con il patrimonio paleontologico della valle per inserirlo nella tentative list dell'UNESCO. Io l'ho molto apprezzata quando ho visto il disagio nel farle questa domanda, perché quando uno ama la terra e gli si fa una domanda così esclusivista, è come chiedere a una madre qual è il più bravo dei tuoi figli. Io ho percepito lo stesso sentimento e credo, dottor Giorzin, che le faccia onore. Noi dobbiamo chiudere qui la nostra puntata. È stata una puntata di nicchia, non abbiamo avuto inserzioni, canore e quant'altro, ma io credo che voi siate testimoni, che abbiamo avuto qua questa sera di relatori, di una indiscussa preparazione, di una passione vera del cuore, di una competenza straordinaria. E io li ringrazio anche a nome vostro e spero davvero che questa puntata riesca a portare tanta gente in Licinia, un territorio meraviglioso dal quale vengono anche molti di noi e, come si direbbe con un pizzico di civetteria, i risultati si vedono. Buonanotte a tutti, buonanotte.